radio2pod.rai.it. Ottesima puntata di Versione Beta, esploriamo insieme ad Andrea Matera, Mario Bellina, nuove idee, personaggi nella tecnologia, la drammaturgia, l'estetica, la musica, l'entertainment, contenuti e stili di vita della neonata società virtuale. Ma adesso io direi, visto che abbiamo parlato di linguaggio sul web, sai, noi facciamo anche un altro tipo di linguaggio, utilizziamo il linguaggio radiofonico, poi c'è un altro linguaggio ancora che è quello televisivo. Ma che succede se il linguaggio televisivo si sposa con quello del web? Succede che nascono delle web TV di cui abbiamo già parlato. In questo caso noi oggi utilizziamo questo breve, facciamo un breve volo pindarico, ma neanche tanto, per spostarci dal linguaggio puramente web a quello web televisivo, ovvero della web TV. Di quale web TV? Di pnbox.tv. Abbiamo infatti con noi il direttore di redazione di pnbox TV, Paolo Michelutti. Ciao Paolo! Ciao, buonasera, ti chiedo del tu subito, no? Sì. Visto che siamo tutti quanti legati al web 2.0. Sì, tu sei un po' analogico, Mario, però insomma bene, parliamo tra noi nativi digitali, avendo presente che abbiamo un furry analogico tra di noi. Va bene, rimaniamo così. Allora Paolo, una web TV che prova a fare televisione in modo nuovo, ma qual è questo modo nuovo? Ma la filosofia è quella di internet sostanzialmente, il motto che segue a PNBox è la TV che fai tu. L'idea è che la realtà deve essere recuperata dalle persone sostanzialmente, come fa la rete. La televisione è un modo vecchio di fare TV, è un modo non interattivo, la televisione nuova è quella di renderla interattiva, sia con i contributi esterni che con i commenti che con i suggerimenti sostanzialmente. Qual è il linguaggio, Paolo, della vostra web televisione? Quindi quali sono i format che avete sviluppato e quelli di maggior successo? Penso alle interviste, soprattutto le interviste, le nostre interviste, anche i nostri speciali, che sostanzialmente non copiano la TV. Quando abbiamo iniziato abbiamo detto non vogliamo sembrare assolutamente una televisione, cerchiamo di essere qualcosa di diverso e facciamo le riprese storte. Noi non compariamo mai in televisione, che è proprio l'aspetto contrario della televisione canonica, istituzionale, che è quella dell'apparire. Noi, le nostre facce non si vedono mai, anche oggi per esempio voi sentite la nostra voce, non solo, non si vede ma non si sente neanche la nostra voce, le domande sono scritte, i protagonisti sono le persone, questo è il nuovo modo di fare la quindi televisione. Noi vediamo sullo schermo la domanda in sovraimpressione e poi il faccione proprio dell'intervistato che risponde? Il faccione, esattamente, dato che lavoriamo con uno schermo più piccolo di quello televisivo, anche se si può ingrandire all'interno del proprio computer l'immagine, abbiamo pensato la realtà deve essere diversa da quella sul web e io sono innamorato delle facce, mi piace riprendere faccioni e normalmente si vedono proprio le facce a pieno schermo, in primissimo piano all'americana, insomma, per parlare in termini cinematografici. E poi difatti lavoriamo anche in 16 noni, che è un formato che la televisione insomma non utilizza, è più il formato del cinema, anzi è il formato del cinema. Paolo, bene, continuiamo dopo perché adesso è il momento di un'altra band rock super super amatissima, hanno venduto 36 milioni di copie in Giappone, forse meriterebbe una settimana soltanto per loro. Sono Eagley con Blue Jean. Torniamo qui a Versione Beta con Paolo Michelutti, direttore di redazione di pnbox.it. Allora Paolo, prima hai detto una cosa molto interessante, noi utilizziamo il linguaggio, possiamo chiamarlo così, di internet in questa nostra web TV, quindi a livello di palinsesto, a livello di interazione, spiegami un attimo, avete un palinsesto definito, un palinsesto tradizionale, oppure proprio perché mutuate da internet usate il video on demand o qualche altra forma di scelta da parte dell'utente? Per rassicurare tutti abbiamo anche un palinsesto, però ovviamente non è quello che
che dà la natura della televisione. Ovviamente siamo una televisione on demand, noi mettiamo dei contributi settimanalmente e questi contributi rimangono in archivio, per cui le cose che vengono dette, fatte, che il bello della rete è un archivio sempre presente finché qualcuno non le oscura, e ognuno sceglie effettivamente di fare il proprio palinsesto. C'è un palinsesto perché la televisione, quando si accede al sito, funziona. Molto spesso capita anche di trovare il nostro testimonial, che Clive Griffiths, quello di Video Music, molti lo ricorderanno, che fa delle gag molto simpatiche in diversi accenti inglesi, però sostanzialmente questo, sì, una TV on demand, ognuno costruisce il proprio palinsesto, come deve essere la TV nel web. Paolo, invece un'altra parola che ricorre sulla vostra web television e che è bella roboante, quindi anche incuriosisce, è Ultra Box. Che cos'è questa Ultra Box? Ultra Box è lo spazio pensato proprio per i contributi degli altri, contributi artistici, ma sostanzialmente tutto quello che arriva in redazione. Noi non siamo ancora una nazione abituata, dico noi come italiani, ad andare in giro con una videocamera a catturare la realtà, ma devo dire che nel nostro piccolo molte cose stanno arrivando e anche di buona qualità. Abbiamo fatto un concorso video curriculum con l'Università di Pordenone e devo dire che la qualità è stata veramente ottima, anzi alta. Ma non solo quindi videocamere, perché è una cosa molto curiosa, anche interessante, funzionale, che ho visto, è che gli utenti possono partecipare non solo con filmati presi con delle telecamere normali, ma anche con la webcam, anche con l'SMS addirittura, proprio il linguaggio base. Certo, noi importiamo qualsiasi formato, c'è una tecnologia di cui ci siamo dotati, che è quella, la possibilità di lasciare dei videomessaggi. Uno può, anziché venire nella nostra redazione, tramite internet suona il nostro citofono e ci dice quello che deve dire, se ha una webcam nel suo computer, attraverso l'immagine, un video, e può lasciarlo, depositarlo nella TV. E poi questo, ovviamente, se la redazione ritiene, se non offende nessuno il messaggio, le solite cose, quelle a cui bisogna stare attenti, entra in circolo e viene messo a disposizione di tutti. Hai parlato di redazione, quante persone servono per gestire una web television come pnbox.tv e quanto costa realizzare il tutto? Le persone non sono mai abbastanza, questo ne vorrebbero sempre di più, sì. Noi attualmente siamo una società di tre persone, ma abbiamo due persone fisse che stanno in redazione, più una stagista e altri tre collaboratori, quindi tutti siamo quasi una decina di persone. Poi stiamo sempre cercando ragazzi che abbiano voglia di investire, perché noi siamo ancora in una fase di lancio. La televisione costa non poche migliaia di euro, si parla di decine di migliaia per poter ottenere la tecnologia, perché bisogna comprarla quella per trasmettere, ma confidiamo, pensiamo, il primo anno è andato sufficientemente bene, ci siamo fatti conoscere, adesso pensiamo di poter iniziare anche a raccogliere, a far vedere chi siamo dal punto di vista imprenditoriale. Noi ringraziamo Paolo Michelucci, direttore di redazione di pnbox.tv, con un acronimo, ovvero GL, good luck, buona fortuna.